Ma quando hai capito che volevi fare questo mestiere? Ma l'ho capito una sera partecipando da spettatore a uno spettacolo proprio qua a Milano al Teatro dell'Arte, prima della ristrutturazione, adesso poi lo hanno ristrutturato. E ho visto uno spettacolo, avevo già visto altri spettacoli, però quello Eri spettacolo un lì ragazzo? avevo 19 Ah, un anni, ragazzino, 20 anni avevo. Quello spettacolo mi aveva colpito talmente tanto, ho detto mi piacerebbe tantissimo anch'io raccontare quella cosa sul palco, ma io non sapevo niente, non sapevo di avere uno strumento, non sapevo niente. E allora ho cominciato, una mia amica mi ha detto, ma se ti piace un po' il teatro, vai a frequentare un corso Prova. privato, serale. Sono andato, in Porta Romana c'era un corso serale, non in teatro, in una specie di seminterrato, un regista argentino, Raul Manso. Manasse. Ah, lo Non conosci? più un laboratorio. Ma dai. Gente di 50 Raul anni dopo. Cioè, voglio dire, sei molto giovane. E io sono No, no, sì, entrato, sono era un periodo così di mia chiusura, sai, quella è l'età, Eh no? beh, certo, Volevo capire cominciare a cosa. E lì ho capire. cominciato ad assorbire i fondamentali. Poi lì ho conosciuto una ragazza, Elena, mi dice, Antonio, ci iscriviamo a settembre all'Accademia. Io ho detto, ma figurati, Ma tu dai, lavoravi? Che l'Accademia. facevi Io di facevo mestiere? l'operaio. Facevi l'operaio, Infatti di lavoravi? sera andavo nel Ah, corso Madonna, teatrale. questa è Poi a un carina. certo punto dico, ma figurati, dai, Elena, se ci... Sì, io faccio la spalla a te, tu fai la spalla a me. Dai, andiamo, ti scrivo io. Vabbè, arriva la lettera, presentazione in Corso Magenta, l'Accademia era in Corso Magenta prima. Andiamo lì, io faccio la spalla a lei fa la spalla a me, c'era tanta gente e siamo stati presi tutti e due. Ma Pensa te, pensa a anche te, Elena. davvero, E che poi da lì meraviglia. allora ho detto, va bene, Ci provo. io sto così bene Perché ti lì, faceva proprio star bene. mi faceva star bene. Vabbè. E allora ho lasciato il certo per l'incerto e ho cominciato Accademia, lavoricchiavo, poi qual è stata la mia fortuna? È stata la mia estrazione un po' popolare, cioè il bisogno proprio di sostenermi. Il secondo anno io dovevo lasciare l'Accademia Perché perché non avevo più soldi dovevi per pagare lavorare, l'affitto a certo. Milano. Non puoi lavorare perché l'Accademia era Ah, è fino alle 6 di impegnativa, sera. già. Di sera sì, potevi lavorare in qualche Sì, ma bar, ma insomma, uno era quasi spartimento. impossibile. E ho E cominciato a allora? inventarmi il primo personaggio, Epifanio. Bisogno di pagnotta proprio È Epifani, ci nato per sono, ma bisogno di bello, pagnotta non ed l'hai è mai nato perché cresciuto. collaboravo con Dario Manfredini, un regista, su uno spettacolo ambientato in un manicomio e poi leggendo delle poesie di Toti Schalohi e delle cose ho detto me lo costruisco anch'io e nelle pause in Accademia, mi ricordo nella sala su Azzurra, mi inventavo le mie cose e lo presento a Zelig. Quando lo Zelig era in questo bugigattolo, in Certo. questo... con Giancarlo, c'era già Gini Michele, c'erano tutti, e comincio a fare il mio primo 20 minuti di spettacolo. Poi una sera, due sere, poi mi hanno dato una volta una settimana, quindi perfezioni un po' lo Ma era già lui con spettacolo. quel cappottino, Era già vero? con quel cappottino, è No, lo stesso, eh? Fan. Ma no, quel cappotto, guarda, io anche gli farei occhiali. un'icona per Dov'è il quel La storia della cappottino? coppiettina è bellissima, Sì, ti prego, dov'è il racconta. cappottino? Sartoria teatrale dell'Accademia. Sì. In sartoria teatrale, l'Accademia, insomma, come tutte le accademie soffrono economicamente, c'era chi portava dei vestiti lì per dare la possibilità ai ragazzi di vestirsi, di improvvisare delle scene, delle cose. Io entro di nascosto, lo ammetto, ho rubato. Oh, E è ho lì che è detto cominciata la alla carriera responsabile del di costume, ho Cetto. detto, entro dentro, prendo un costume, poi lo riporto. Sì, dai, va bene. Ma cosa devi fare? Non posso dirtelo perché era vietato Eh lavorare già, figura. di sera. Cetto travestito da Epifanio. È già, Come? eri Cetto, Cetto travestito da rubacchione. No, ma non l'ho rubato, pensate, io me lo sono fatto imprestare, infatti voglio arrivare al punto. Me Allora. lo prendo e poi, va bene, e prendo questo cappottino, ho detto, è perfetto. Te lo Lo metti provo, addosso? vado a Zelig che faccio Epifanio. Non lo sapevo, io non l'avevo visto. C'era il direttore dell'Accademia, che era Renato Palazzi, Zelig, in quel momento meraviglia. Renato Palazzi. A un certo punto, il giorno dopo, mi dicono: c'è Renato Palazzi che ti vuole parlare. Porca matta, ci Ascolta, mi siamo, sa che bella. ti vuole dire. Furto. Perché no, perché tu non potevi. Forse era Zelig. No, sono detto: no. Arrivo, mi siede, mi fa: ieri ti ho visto. No, mi è caduto il mondo addosso. Mi è caduto il mondo addosso. Ma Fa, sì, povero. Renato, sì, c'è Era cioè, un bella. bisogno. No, ma ti ho visto, bravo, alcune cose, Oh. bravo, non bravo, queste cose qua. Poi mi fa, dove l'hai preso il cappotto? No, il cappotto Come no. cazzo fa a Ma saperlo chissà dei questo? cappotti Perché lui. era di mia madre. Non ci credo. Era della Lui madre. È un l'aveva cappotto da dato, donna. sì, l'aveva dato, Lo so. così, l'aveva, è Tanto stato che l'hai carino per dare... riconosciuta, Madonna, ma chiaramente. come ti stava bene quel Ma tu, cappotto? ma era bello, Della madre o della zia o della sorella, Ma qualcosa insomma, comunque di di famiglia. Io parenti. sono rimasto e lui mi fa, mi ha detto, Pietro, tienilo. che bello. E io Che non glielo, storia tanto non glielo meravigliosa. davo in ogni Mai caso. Pietro. E poi ho unito la sciarpa, gli occhiali, Ma ce mi l'hai ancora piace, uguale, cioè tu? identico. Bello, che
più bel capote del mondo. Tranne le manette di cetto che adesso le ho date per beneficenza a un'associazione per raccogliere i soldi. E comunque i costumi poi me li curo, poi nel tempo ho conosciuto una grande costumista che è di Milano, che è Elisabetta Gabbioneta, e ci siamo aiutati a vicenda, per esempio, non so, il collare di Perego, o il ministro della paura, la maschera, queste cose le abbiamo inventate insieme. Bello quel lavoro, è bello assemblare. Ma io mi ci piace anche inventare delle cose, no? Però voglio capire invece tu quando, a parte che lì ho fatto anche, perdonami se ti guardo le foto, ho fatto anche uno spettacolo Caligola di Camus con i costumi una volta di Sibilla, una stilista polacca spagnola, ed era dei vestiti in giuta, anche tu te la ricordi? Perfettamente. E infatti lo spettacolo che poi è andato nel 92 all'Expo a Siviglia, quindi 92, mi ricordo di questa stilista molto importante in Spagna, si chiamava Sibilla, e poi è sparita, e i costumi erano di questa Sibilla perché il regista era spagnolo.